fragoline e ciao fragolini. Allora, video speciale di Gratta e Vinci e questa volta volevo mettere praticamente il video di Gratta e Vinci perché ho trovato questo Gratta e Vinci con l'albero di Natale che si chiama Bianco Natale. E allora ho detto, quasi quasi lo prendo e lo metto praticamente l'ultima settimana prima del Natale. Per cui vediamo se porta fortuna, se vinco e niente, costa 3 euro. Ne ho preso un altro, infatti è un altro Gratta e Vinci nuovo da 5 euro, sto sole. Questo qui è porta fortuna, sono due Gratta e Vinci nuovi, in poche parole, è la prima volta che li compro. E vediamo, diciamo, se veramente porta fortuna oppure, oppure anche questi Gratta e Vinci sono perdenti. Vediamo. Ovviamente guardate fino in fondo il video. Non so se questo video sarà l'ultimo che vedete sul mio canale oppure ne farò un altro, non lo so. Comunque io, per quelli che guardano questi video, vi auguro un buon Natale e un buon anno, perché ovviamente i miei video saranno poi da gennaio, prenderò almeno una pausa di 2-3 settimane, adesso vediamo quante settimane riesco a prendere di pausa senza pubblicare neanche un video, e per cui dopo i Gratta e Vinci li recupererò da gennaio, dopo le feste, diciamo dopo l'operazione, in poche parole, per cui se ne parlerà anche forse la fine di gennaio, perché ora che farò l'intervento, per chi ovviamente ha guardato il vlog, giustamente sa che cosa mi è successo, per cui io, detto questo, meglio che inizio questo video, perché sto sole mi sta dando fastidio e l'unica posizione che ho trovato è questa qua. Allora, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like e seguirmi su Instagram. Dopo aver fatto questo, guardate fino in fondo il video e noi niente, ci vedremo a gennaio o anche, credo anche a febbraio. Salterò forse anche un mese di Gratta e Vinci, ma vabbè, amen. Tanto ne ho già recuperati tanti di Gratta e Vinci per farveli vedere in questo mese. Detto questo, buona visione. Ok, iniziamo. Dato che sono i primi Gratta e Vinci nuovi, allora vabbè, dietro ho letto come si gioca. Allora, qua dobbiamo trovare i simboli, per cui questi simboli che ci sono, se li troviamo qua, in poche parole, nella sfera, vinciamo il premio indicato, da quello che ho capito. Invece qua troviamo qua questo, che sono altri simboli, dobbiamo trovare la cucinella nelle monetine, se riusciamo a trovarle vinciamo il premio indicato, se no dobbiamo trovare i nostri numeri con i numeri vincenti uguale identico e poi moltiplicarlo per 2, per 5, per 10, da quello che ho capito. Se ho sbagliato e non ho capito come si gioca in questi Gratta e Vinci, fatemelo sapere giù sotto nei commenti, ma di sicuro ci saranno sempre delle critiche. Allora, dato che ovviamente sono i nuovi Gratta e Vinci, sì, ho letto come si gioca, ma io ho capito questo. Per cui iniziamo, anzi, iniziamo da Porta Fortuna e Natale lo lasciamo per ultimo. Vi zoomo. Allora, i miei numeri, per cui i tuoi numeri sono questi, praticamente queste monetine. Proviamo a vedere, iniziando dai nostri numeri. Allora, qua abbiamo un... Ah, sotto c'è anche il prezzo, cioè i soldi. 27. Scusate per la luce, ma più di così non posso fare. 39. Allora, già iniziamo malissimo perché
il prezzo è altissimo, per cui non vincerò mai queste cifre esagerate. Magari, magari. 39,37, qui abbiamo 15. Sono sempre numeri alti, per cui è un po' sfigatello sto, secondo me. Iniziamo da qua. 31. Trentaquattro, trenta e per finire abbiamo un 16, per cui questi sono i nostri numeri. Vediamo i numeri vincenti. Ovviamente la cifra è altissima, tranne 5 euro, ma sarà difficile. Allora, qua abbiamo un 12, vediamo se ce l'ho, no, 15, 16, poi qui abbiamo un 38, allora abbiamo il 30, il 34, abbiamo il 39, non è giusto. Qui abbiamo un 35, ma dai, abbiamo qua il 34 e potevamo vincere 500 euro magari. L'ultimo, il 19, ah no, c'è anche il 17. Meno male che ho grattato bene, anzi grattiamo bene, non si sa mai. Abbiamo il 16, il 17 e il 19, che ovviamente qui abbiamo solo il 16, per cui niente. Numeri vincenti non ce n'abbiamo neanche uno. Ovviamente non possiamo moltiplicare perché è tanto qua. Ah, ma sotto ci abbiamo anche... Sì, vabbè, ma... Allora, qui l'11 abbiamo il 12. Non avevo capito che sotto c'è anche il numero. Qua abbiamo il 41, ma qua non c'è. E per ultimo il 36. Però, come vedete, i numeri sono altissimi, per cui 36 non c'è. Comunque dovete grattare tutti i numeri, tutte le monete. Qua c'è il per 10, per 5, per 2. Quando ovviamente esce uno di questi tre numeri su numeri vincenti, vuol dire che dovete moltiplicare, diciamo, il prezzo. Io dico, vabbè, il prezzo. Comunque, niente, direi niente. Vediamo il gioco 2. Dobbiamo trovare lo stesso simbolo. Ah, scusate, non vedete niente. Allora, qui abbiamo un corno. Tre simboli mi sembra che erano uguali. Poi, tartaruga, fragola e stella. Bene, che bello, c'è la fragola. No, non abbiamo trovato neanche un simbolo uguale. Il premio del simbolo uguale era 100 e direi che me lo sogno un bel 100. Comunque, questo è il biglietto alla faccia del portafortuna. Per me è sfortuna, non portafortuna. Comunque questo biglietto è perdente. Non è male come gioco. Fatemi sapere se volete ancora che io prendo questo grattivinci. L'unica cosa è che costa 5 euro e sinceramente è un po' caruccio, eh? Però potremmo farlo una volta ogni tanto, non sempre. Credo che qua non c'è niente. Oh, non si sa mai, perché l'altra volta poi avevo sbagliato, poi ci sono state delle critiche, ma non si gratta così, gratta e vinci, vabbè. Comunque, io gratto come voglio. Questo è perdente, andiamo al prossimo gratta e vinci, che è questo qui. Vi zoom un pochettino. Allora, proviamo a iniziare, forse troppo, ok. Da qua. Allora, qua c'è un cappello, un calice, spumante e Babbo Natale. Poi abbiamo un pupazzo,
una tombola, un cappello, vedete, sì, e una ghirlanda. Poi abbiamo un pupazzo di neve, ne abbiamo due, la luna, un pungitopo e un angelo. Direi che non riusciamo a trovare neanche un singolo. Allora, in teoria dovremmo trovare un altro pupazzo di neve, in teoria. Qui abbiamo un dolce, una candela, un pattino e per finire un pungitopo. Anche qua un pungitopo. Abbiamo due cappelli. Allora, vediamo. Uno è il cappello, 10 euro. L'altra è la ghirlanda, che è 5 euro, ma ghirlande ne abbiamo una. Sì, ne abbiamo una. Invece qua, pungitopo, sono due, ma ovviamente, da quello che ho capito, devono essere tre simboli uguali. E il pupazzo di neve, e sono, perché come vedete, qua c'è scritto 3. E in poche parole abbiamo trovato due pupazzi di neve, due pungitopo, due cappelli, ma ovviamente ne mancava uno, per cui se andate a leggere dietro i premi indicati nella leggenda e nella sfera, trovi tre simboli cappello corrispondente, se trovi tre simboli pungitopo, tre simboli di pupazzo. In poche parole, noi abbiamo trovato solo due. E non abbiamo vinto un cavolo, si può dire cavolo? Però di sì, un cavolo fiore. E diciamo che questo mi ha portato sfiga, però spero di riuscire a prenderne un altro, perché è molto carino e vorrei vedere se ovviamente riesco a vincere qualcosina, perché già 3 euro mi va bene, ma già superando, cioè andando a spendere 5 euro, per me 5 euro è tantissimo, un po' tantino. Preferisco prendere due grattivinci di 3 euro che spendere 5 euro di uno e perdere. E anche questo, il Natale ci ha portato sfortuna, non porta fortuna. Vabbè, l'importante è che questo video vi sia piaciuto e ovviamente che vi siete divertiti. Questi grattevinci sono molto carini, il prezzo un po' tantino di 5 euro, ma ho detto vabbè, per una volta proviamo. E mi è un po' andata male, perché neanche 2 euro, almeno per recuperare, ma niente, ovviamente io quando recupero i soldi, ad esempio 2-3 euro, ovviamente poi li rigioco di nuovo e... cioè, lo faccio solo per divertimento sui video, perché sennò neanche spendevo questi soldi. Ovviamente più di 5 euro non ce li spendo, anche se in questo mesetto ho speso più di 20 euro e questa era l'ultima volta che ho fatto questa pazzia. E niente, detto questo, spero che questi grattevinci siano stati belli anche per voi. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. E se non ci vediamo, ovviamente, buon Natale. Ciao!